Si è chiuso martedì scorso a Castellabate nel ricordo di Rosario Mazzitelli, giornalista napoletano scomparso nei mesi scorsi a causa del Covid, il torneo provinciale giovanile di pallanuoto a mare promosso dal Circolo Nautico Punta Tresino e dalla Pallanuoto Salerno. Al termine delle gare, infatti, è stata ricordata la figura di Mazzitelli, ideatore del torneo internazionale di pallanuoto a mare che negli anni scorsi ha interessato i territori di Castellabate, Pollica, Agropoli e Casalvelino. La commozione è stata una delle cose che sembra banale, però si vive soprattutto quando qualcuno ha lasciato davvero un segno, e in questo caso credo che mio padre abbia lasciato un segno non tanto solamente nelle persone che oggi erano presenti, ma in tutto il territorio cilentano, perché soprattutto negli ultimi anni in cui è stato realizzato il Cilento Costa Blu, il torneo si è esteso. È diventato un appuntamento non solo legato ai quattro principali comuni, ma appunto ha visto il coinvolgimento di un'altissima e vasta gamma di rappresentanze sportive, di eccellenze che venivano anche da fuori la regione, e soprattutto il coinvolgimento di un territorio completo. Quindi non parlavamo più solamente di Acciaroli, Castellabate, Santa Maria, ma siamo arrivati anche a Casalvelino, mi ricordo, l'ultimo anno, se non erro. È stata un'emozione quella di vedere persone che però poi hanno ricordato anche papà come persona, e noi ci tenevamo molto a far sì che partisse il suo messaggio, e vi ringraziamo ovviamente chi ha reso possibile questo momento, perché riteniamo che attraverso lo sport, i valori che lui ha tanto amato, fosse giusto tramandare anche il suo ricordo. Quindi partire oggi da un torneo giovanile credo che sia il momento più importante. Poi sicuramente verranno le premiazioni che lui tanto attendeva, della Stella d'Oro al merito sportivo, che ha aspettato per anni dopo aver avuto quella di bronzo e quella d'argento, il torneo di Acciaroli che cercheremo di riproporre nella fine di settembre. Tante manifestazioni che la FIN, nella persona del presidente Paolo Trapanese, e le altre associazioni, i circoli, come ricordiamo quello che sempre ha portato nel cuore Papa, che è il Circolo Canottieri, vogliono portare avanti affinché il suo ricordo non resti esclusivamente un ricordo, ma anche una manifestazione tangibile di quello che è stato il suo cammino, il suo pensiero, il suo modo di fare, l'aggregazione, sintomo anche di un rito importante che lui vuole portare avanti. Sì, sostanzialmente una persona indimenticabile per chi come me in particolare gli era amico, fraterno appunto, ma indimenticabile anche, io direi, per il giornalismo e per lo sport. Per il giornalismo, perché Rosario nel giornalismo è stato importante, era il vicepresidente dell'USSI, l'Unione Stampa Sportiva della Campania, di cui io sono presidente. Per molti anni abbiamo lavorato fianco a fianco anche in questo settore, in questo senso. E poi era un uomo appassionato di sport, e soprattutto per la pallanuoto, il nuoto, gli sport acquatici in genere, ma non solo. Era un amante di tutti gli sport. Queste due cose messe assieme, il modo di essere giornalista, il modo di amare lo sport, hanno caratterizzato tutta la sua vita. Poi nell'ultimo periodo aveva avuto una passione improvvisa quasi per queste terre, per il Cilento in generale, ma per questa zona del Cilento in particolare, da Castellabate fino ad Ascea praticamente. E lui in questo spazio aveva avuto questa idea geniale di organizzare dei bellissimi tornei di pallanuoto, ai quali hanno partecipato squadre importantissime non solo della Campania, dell'Italia, ma di tutta Europa. Aveva una capacità organizzativa eccezionale, e il suo ricordo proprio in questi posti probabilmente è indelebile anche per questo. Sì, oggi per noi è un giorno importante, perché Rosario per noi è stato l'ideatore del torneo internazionale Cilento Costa Blu, e ricordo ancora oggi quando lui mi propose di organizzare nel Cilento il torneo internazionale di pallanuoto dopo pochi giorni dalla Coppa Len. E io sono stato subito, ho accolto subito la sua proposta. E niente, dopo pochi anni, da poche squadre che erano i primi anni, dopo pochi anni abbiamo esteso
il torneo in tutto il Cilento, da Casalvelino ad Acciaroli, Castellabate, ad Agropoli, e con l'aiuto sia delle istituzioni, dei comuni, ma soprattutto del circolo canottieri, della federazione, degli altri circoli come il circolo Lazzarulo, come il circolo canottiere Agropoli, che hanno supportato questo evento, e tanti sponsor che ogni volta comunque ci sostenevano. E sono stati begli anni, quindi oggi per noi organizzare questo torneo giovanile e ricordare Rosario è un giorno importante.